3, 2, 1, bello ragazzi, benvenuti al palazzo dello sport. E oggi in questo video, se avete una domanda, spargersi in tutto il canale. Ovviamente questa domanda è: che fine ha fatto Oba Oba Martins? Eh sì, dopo anni e anni con l'Inter, con no, qualcosa del genere, è scomparso dai media. Attualmente tiene 36 anni, o qualcosa del genere. Prima di cominciare il video, vorrei ringraziare gli iscritti al canale e invito a chi non è iscritto ad iscriversi. Perché vi giuro che io non ho mai avuto un supporto così grande da tutti gli iscritti al canale. E io vorrei essere supportato con un'altra bella iscrizione al canale. Potrei essere pure tifosi interisti, milanisti, napoletani, romanisti, laziali. A me non importa. Tanto nel calcio si tifa solo per la maglia, non per i trofei, per la storia. Per la maglia, ricordati di questo. E allora direi di cominciare. Beh, allora, il nostro Obafemi Martins nasce nel 1984, ma con la stessa problematica di Taribo West. E sì, perché tutti i nigeriani prima non c'era l'anagrafe prima. Come ho fatto nell'esempio di Taribo West con Freddy Atu. Ovviamente c'è qualcuno che pensa che Oba Martins fosse nato nel 78 e qualcuno invece pensa che fosse andato nel 84. Dopo un po' si scoprì che nacque nel 84, si scoprì in Nigeria ovviamente, e noi provate a indovinare un po' con chi esordirà. Con la Reggiana, andata da un suo compagno nazionale, Kanu. Mentre compagno che fece parte di quella Nigeria che vinse l'oro olimpico del 96 in Atlanta. Voglio ricordare tutti i nomi? Mi ricordo. Quella Nigeria per vantare i nomi di Ciccio Coscia, Kanu, Olise. Vabbè, se ne è Kanu non importa. Mi sembra che Kanu, se non mi sbaglio. Oppure un altro. Non importa di quanti giocatori, non importa. Bene, poi il nostro Oba Oba Martins. Chi non sape, adesso qualcuno mi starà chiedendo perché mi sento così. Bene, molto semplice. Perché mi sento così da un suo compagno nazionale, Canu, per le sue capriole. E c'è un giocatore dell'Inter, mi sa Stankovic, qualcosa del genere, che dice in questa intervista, che dice: Oba Martins quando correva era 10 metri, 10 metri, e noi correvamo soltanto 2. E per poi esultare dopo ogni gol con le sue capriole, che diventa durante in poi diventerà il suo marchio di fabbrica. Beh, allora, adesso tutti si chiedono: è normale, uno di 20 anni, aspetta, in primavera, tutti sti casini. E infatti, il nostro Bafemi Martins, ho definito Oba Martins, diciamo, uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, qualcosa del genere, non mi ricordo tutto. Per poi vestire la maglia del Birmingham, tante maglie, poi andare in Cina, poi cambiare un altro team in Cina. E infatti adesso sta giocando a fine carriera nel campionato cinese, campionato famosissimo, perché il campionato cinese viene definito a tutti i calciatori il campionato del nuovo Oriente, Orizzonte. Allora, spero che il video vi sia andato, se vi piace, e siate a casa ancora non l'hai fatto. E prima di concludere il video in bellezza, vorrei ricordarvi di iscrivervi
Scusarmi per il video, ma sapete, la grafica ha un po' di problemi con tutti i filtri, vabbè, avete capito. Adesso di salutarci. Buona giornata.